Carissimi fratelli e sorelle, vi annuncio che Don Corrado Lorefice, vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Noto e parroco della chiesa madre di San Pietro e di San Paolo al Carmine in Modica, è stato chiamato dal Santo Padre Francesco a essere il nuovo arcivescovo della chiesa metropolitana di Palermo. Questa notizia riempie l'animo di tutti noi di immensa gioia. Per la seconda volta il Papa elegge un figlio di questa amata Chiesa di Noto come pastore di una diocesi di Sicilia, perché si allarghino gli spazi della carità. L'occasione impegna tutti a elevare la nostra gratitudine al Signore per aver avuto Don Corrado in mezzo a noi come presbitero, parroco e docente di teologia morale presso lo studio teologico San Paolo di Catania durante gli anni del suo ministero. Personalmente ho anche potuto beneficiare della sua stretta collaborazione come vicario episcopale, per il clero prima e negli ultimi 2 anni per la pastorale, verificando più da vicino anzitutto il suo amore per Gesù, il suo amore per la Chiesa, poi la sua passione e dedizione all'evangelizzazione, infine la sua schietta amicizia fraterna e filiale nel portare avanti senza stancarsi le fatiche pastorali della nostra diocesi. Invito tutti a elevare la preghiera personale e comunitaria perché Corrado, figlio di questa diocesi, possa essere un pastore zelante, generoso e lungimirante per la Chiesa Sorella di Palermo. Mentre esorto a preparare spiritualmente la sua consacrazione episcopale, che avverrà in data da determinare, vogliamo unirci alla gioia e alla trepidazione dell'arcivescovo eletto di Palermo perché giunga pronto e interiormente fortificato al delicatissimo compito di pastore di questa eletta porzione del popolo di Dio. Con l'intercessione di San Corrado Confalonieri e di Santa Maria Scala al Paradiso, di cuore benedico ciascuno di voi, lodando e ringraziando Dio per questo dono immenso, poiché ancora una volta ha guardato all'umiltà della sua serva, perché santo sia il suo nome. Auguri. È bello che la prima parola sia una parola umana, così bella di... ci accomodiamo. Nel Salmo 130, è uno dei salmi che mi è più caro, anche perché, essendo breve e incisivo, è di facile memorizzazione, è il Salmo 130, che prego spesso e ho fatto pregare forse anche a tanti, a qualcuno di voi.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore. È un canto delle ascensioni di Davide. E non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre. E l'altro salmo che mi è tanto caro è quello che abbiamo cantato e che ha suggerito amabilmente il nostro vescovo ieri. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se dovessi camminare per valle oscura, non temerei alcun male, perché il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Che cosa ho in questo momento? È sotto i vostri occhi, nel mio cuore, sulle mie spalle, il peso che vi è stato posto. Tuttavia, la parola di Dio mi è di conforto, di sprone. L'orante del Salmo 31 dice, ed è, capite bene, il mio caso, giorno e notte pesa su di me la tua mano. Sento che come per arsura d'estate inaridisce il mio vigore. Eppure mi arriva chiara, attraverso la voce del Santo Padre Francesco, la richiesta del Signore di cominciare un'ardua giornata lavorativa nella prediletta vigna da lui piantata a Palermo. Questo salmista, che come esperto compagno il Signore, in una delle tante notti insonni, mi ha messo accanto, mi è ancora di sollievo. Per questo faccio mie le sue parole. Mi aggrappo alla sua testimonianza, allorché conclude: ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Sì, credo, debbo credere, che il Signore non distoglierà gli occhi da me, mi darà consiglio, mi indicherà la via da seguire. Mi metterà in condizione di affrontare questa lunga e faticosa giornata di lavoro, seppur con la consolante consapevolezza di essere comunque la sua amata vigna che si è piantata e curata nella fertile terra della Conca d'Oro. Ho la sua grazia, ma ho anche la tradizio della Chiesa, quella che nel mio umile servizio anche di docenza ho comunicato fino a giovedì scorso al San Paolo di Catania, la tradizio. Ho la tradizio della Chiesa, la tradizione, quella con la T maiuscola, la tradizio del Vescovo di Roma, Papa Francesco, che nonostante questa mia inadeguatezza mi ha affidato il servizio pastorale della diletta chiesa palermitana. A lui va la mia gratitudine e la mia convinta e incondizionata adesione al suo alto e lungimirante magistero. Ho la mia amata diocesi di Noto, che mi ha generato, della chiesa domestica che mi ha educato, la mia carissima famiglia, della mia parrocchia ispicese e dei miei parroci, del seminario dove mi sono formato e che, unitamente alla pastorale vocazionale, ho servito per 21 anni con il carissimo vescovo di Piazza Armerina, Don Rosario Gisana, delle mie care parrocchie di San Pietro e di San Paolo in Modica. Ma soprattutto ho la tradizio dei miei vescovi, della santità e della instancabile donazione di Monsignor Calabretta e di Monsignor Malandrino, che mi hanno formato, quest'ultimo
essendo stato anche mio rettore. Di Monsignor Salvatore Nicolosi, che mi ha ordinato diacono e presbitero per una chiesa conciliare e sinodale, povera e serva. Di Monsignor Mariano Crociata, che ha voluto farmi gustare la bellezza del ministero pastorale vissuto tra la gente in una comunità parrocchiale. E infine, ma non ultimo, di Monsignor Antonio Staglionò, che mi ha voluto come suo stretto collaboratore e mi ha stimato degno del ministero episcopale presentandomi al Santo Padre come candidato. In questi giorni di trepidazione che lui ha conosciuto direttamente, mi ha dimostrato una consolante vicinanza paterna che mi è stata di grande aiuto. E infine, o tutti voi, o la grazia, o la tradizione, o tutti voi, il vostro affetto e la memoria grata del cammino che con ciascuno di voi e insieme abbiamo fatto in questa nostra meravigliosa chiesa locale, che ci ha indicato la bellezza della vocazione cristiana dietro al Signore Gesù, servo e testimone dell'amore di Dio per il mondo, venuto a darci la vita in abbondanza. Concedetemi un solo nome tra i tanti che in questo momento custodisco nel mio cuore. Il nostro carissimo Vicario Generale, il mio amico e confratello, Don Angelo Giordanella. Devo guardare in faccia. Beato quel vescovo che ha nel suo presbiterio un prete così. Beato chi gode della sua amicizia e della sua donazione gratuita e sincera. Concludo. Don Angelo è riuscito a farmi vacillare nella voce. E concludo ancora con la parola del Signore, che è tutta la mia forza, tutta la mia consolazione. Geremia 14. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.